Ragazzi, buon pomeriggio, video super super flash. Allora, stiamo rientrando adesso dall'Iperdino, quello che ho di fronte a casa, vedete là in fondo. Non potevo registrare perché c'era dentro un sacco di gente e c'era anche il commesso proprio al bancone della frutta, ma volevo raccontarvi questa cosa. Allora, io 2 giorni fa sono andata a comprare l'insalata, quella che prendo io, l'insalata variada, e l'ho pagata 1,30 euro, come sempre d'altro canto. Oggi 1 euro e quanto, mamma? Ho qua la testimone, 1,80 euro, non è finita. La rucola costava 1,80, oggi 2,55. Poi la romana 1,10 euro e l'hanno messa 1,90, mi sembra. Poi, mamma, cos'altro? Ah, la pitaia costava 5 euro e qualcosa al chilo, oggi siamo a 7,10. Poi cosa hai visto? L'acqua. L'acqua, quella, una bottiglia da 1,5 litri di acqua con gas marchio Iperdino, prima costava 0,52 centesimi e oggi 0,85. Capite bene che qui dalla sera alla mattina i prezzi lievitano. Questo è l'Iperdino Express, e poiché adesso stanno arrivando tutti i turisti del nord, ogni anno abbiamo questa situazione, che in ottobre, tra ottobre e novembre, i prezzi lievitano. Vabbè, era giusto per aggiornarvi. Siamo alle solite, così spelucano per bene i turisti. Il problema è che spelucano anche noi. Va bene, dai. Alla prossima, ciao.